Effettivamente la mia Harley preferita è la mia Cafe Racer, l'XLCR 77, perché è stata una delle motociclette più sfortunate della storia dell'Harley Davidson, perché nell'epoca delle moto veloci loro uscirono con una moto che era già obsoleta e fu praticamente considerata come una moto pessima anche da tutti gli appassionati Harley Davidson. Come spesso accade, le cose sottovalutate nel momento dell'uscita diventano poi delle chicche, delle prelibatezze quando passa il tempo. Il tempo le ha dato ragione, infatti ne possiedo una e ne sono estremamente soddisfatto. Moto ideale per me dovrebbe essere abbastanza assettata e pesante da permettermi il cruising a lungo raggio, però abbastanza stretta da poter passare nel traffico delle grandi città e nello stesso tempo avere la possibilità di magari avere delle borse per fare il weekend in giro con la possibilità di toglierle all'occorrenza. Il rapporto con le zavorrine è piuttosto complesso, nel senso che si dividono in due categorie, secondo me, principali. Quelle che spostano il peso al contrario di dove dovrebbero spostarlo e quelle che invece hanno capito che è meglio seguire te, cioè che tengono te come punto di riferimento. In generale è un ottimo rapporto però, nel senso che però bisogna trovare la compagna di viaggio giusta che capisca che la moto non può portare quattro valigie.